macchina parte da standby, quindi centralina ferma, appena tocchiamo la console riparte la centralina. Due carrelli del mondrino e dell'utensile si allontanano in modo contemporaneo e si avvicinano allo stesso modo. La particolarità di questa macchina è il movimento dell'utensile rispetto al centro del mandrino, che è sempre in tangenza. Questo movimento ci permette di lavorare sempre in sicurezza, con la ruota messa in basso. L'altra cosa è le velocità. Abbiamo un motore inverter dove abbiamo prima velocità in entrambi i lati, seconda velocità e, azionando un selettore da parte della centralina, ruotando a destra, azioniamo la velocità minima, che è la velocità di scolpitura.